bambine, bentornate da scuola. Guardate cosa voglio. Buoni, mi cado. Com'è andata a scuola, amore? Bene. Senti, ho visto che hai preparato una cosa bellissima, un pensierino per il tuo papà. Vero? Dopo me lo fai vedere. Perché, bimbe? Che giorno sarà domani? La festa del papà. Sì, il 19 marzo è la festa del papà. E adesso dobbiamo correre per cercare un dolcetto da portare al papà. Vero? Andiamo? Tu scommetto che hai fame e vuoi far merenda. Sì, però voglio vedere delle cose che ci sono lì. Vane? Vuoi andare in quel negozio nuovo, Vane? Sì, a mangiarmi le cose. Ma lì non ci sono le cose buone buone, le cose buone buone sono nell'altro, dove andremo a cercare il dolcetto. Andiamo, bimbe? Siamo arrivati. Ragazze, io non posso toccare le cuette. Prima posso fare così che non tocco i guardati. E così posso fare. Ma cos'è? Cos'era? Sassi. Andiamo. Andiamo a vedere che dolcetti ci sono, dai. Dico io. Sei nel posto sbagliato? Bene, eccoci nel posto dei balocchi. Anastasia? Andiamo a vedere se ci sono i dolcetti. Io per me voglio con il cioccolato. Va bene, vai a prenderlo. Sono qua. Qua c'è l'orsetto, è lo stesso, dai. Cos'è che vuole? Cosa volete? Le cappelle? Io voglio quella lì con i puntini bianchi e neri. Quella al cioccolato? Allora, ce n'è una sola, Vanessa. O la prendete e la dividete? No. No. E quindi non la prende nessuno? Nessuno. No, la dovete dividere senza litigare. Se ce n'è una sola, non possiamo... Questa qui. La ciambella? Sì, ma quella bianca. Beh, abbiamo fatto la scorta di dolci. Abbiamo fatto la scorta di dolci, Anastasia. La mamma diventa una cicciona. Aspetta, guardate che bellina, come sono contenta. Sono contenta che l'abbiamo trovata. Mamma, guarda. Ah, questa è pasta di mandorla forse. Oh, le pecorelle di marzapane. Sì, sono paste di mandorla, perché tra poco è Pasqua, ragazze. Eh sì, manca meno di un mese. Con le mani, come mancano? Cosa? Con le mani. 30 giorni, 30. Vane, fammi vedere cosa hai in testa. Girati. Allora, o a scuola qualcuno ti ha pitturato? No, stamattina mi stavo lavando i denti prima della spazzola, c'era il dentifricio sopra lo spazzolino, fatto così. Hai preso i capelli? Sì, l'ho bagnato e poi non andava più. Ah, ecco. Allora stasera, sapete cosa facciamo stasera? Il bagnetto? Sì. Lo facciamo il bagnetto con le bombe di sapone? Sì. Quelle colorate? Ragazzi, guardate che tastatura che bella. Guardate, mi metto come un mucciato qui. Guarda che cos'era. Va bene, andiamo a fare un giro nell'action, eh? Sì. Che tu non l'hai ancora visto. Però veloce. Corrono sempre. Bambine, guardatemi. Non chiedetemi niente. Mamma, io pensavo che quella sapeva con le mani. Guardate che bello il cavalletto per disegnare. Lo voglio io. Ma io cosa vi ho detto quando siamo entrati? Niente. Sì. Cos'è che volete? Il set per dipingere? Sì, questo sì, qua sì, piace sì, anche sì, a me. Prendilo, Vane, Ani. Anche questo. Però guarda, Anastasia, ce ne sono altri, eh? Magari ti piacciono di più. Quale? Vuoi prendere il cavalletto per dipingere? Ma costa pochissimo, €1,50. No, costa €9,99, ma in questo negozio si compra bene. Però non abbiamo preso il carrello e se prendi questo ti servono i fogli per dipingere. È vero? Eh sì. Eccoli. No, non credo che siano quelli. Aspetta, ce l'avevano i tatari se quando hanno giocato il gelato. Ah sì? Che le voleva mettere la cosa giù e sì, e le voleva scendere. Va bene. Mamma, possiamo pinturare qui, guarda. Ma è tutto sì, libero. Eh sì, beh certo, è nuovo. No ragazzi, guardate, non dovevamo comprare niente, siamo appena entrati e abbiamo già fatto degli acquisti. Mamma, cosa può fare? No, lasciala lì. Che ne hai 200 di Barbie e non ci giochi neanche più. E proprio ieri mi hai detto che non ci vuoi più giocare. Lasciala lì. No. Ane, visto che è la festa del papà. Guarda, se sai che fare questo. Possiamo. Per papà. No, per papà quello no. Guarda che ti cade e lo rompi. L'ho covato. Sei papà. Ah.
hai ragione, amore. Non siamo io e il papà, però un portafoto. Guardate che belline. Vedi, guarda, Vane, papà l'altro giorno ha comprato il gufo. C'era anche la lumaca, però a me piaceva tanto il gufo e gliel'ho fatto comprare. Bello, vero? Eh? Hai visto anche la lumachina, che carina. Cosa sono? Animali solari che con la luce del sole si illuminano di notte. Bello, ho trovato questo. Che belli, hai visto che gesti giganti? Sai che gesti sono questi? Sono gesti per la strada. Ne voglio questo. Eh? Sì. Vabbè, io li uso. C'è anche il disegno qua sotto, vedi? Guarda questi. Io li uso per la lavagna. Ma prendiamo una piscina. Poi prenderemo anche quello, va bene. Ma adesso non è il momento. Usiamo questi. Va bene, guarda che non siano rotti, eh. Allora, bimbe, abbiamo acquistato alcune cosine anche in questo nuovo negozio che si chiama Action. E visto che abbiamo preso dei fogli, degli acquarelli e dei pennelli, cosa ne dite di creare un bel disegno per il papà? Ok. Va bene? Sì. Tu sei d'accordo? Sì, ragazzi, tra pochi giorni manca... è Pacqua. È vero, amore. Arriva la zia, è vero. Dai, andiamo a casa, così fate merenda e prepariamo il disegnino per papà. E lo mettiamo davanti alla porta e chiediamo anche a papà auguri della festa dei papà. Va bene, tesoro. Finalmente a casa. Allora, ascoltatemi un attimo, volevate far merenda, giusto? Sì, voglio Brigia, sì. Ah, che belli che sono. Ani, devi far merenda? Vai a lavarti le manine. Mi voglio vedere. Cosa vuoi vedere? Ma ne, lo sai che Jessie non hanno la punta perché io lo vedo tutto qui. No, ma sono giganti. Wow. Wow. Com'è? Ciao. Come scrive? Bene. Che belli che sono. Te li volevo comprare già a scuola. Così grandi? Sì. Dai. Ah, ecco, li conoscevi già, quindi. Sì. Amore, facciamo merenda? Sì, ma pensate che abbiamo tutti i colori che abbiamo a scuola, quindi questo no, ed era molto bello. Però abbiamo questo e questo. Belli. Va bene, Vane, dai, lava le manine che facciamo merenda, che okay. Poi dobbiamo preparare il disegnino che tra un po' arriva il papà, ok? Eccomi, sono lavata le mani. Bravo, amore. Dai, puoi far merenda, allora, prendi il sacchettino... e scegli la tua briochina. Cosa avevi scelto? Il donut al cioccolato? Sì, la mamma. Anche io devo lavare le mani. Io devo lavarsi di là. Brava. Mamma mia, che famona! È buono? C'è il cioccolato dentro, fa vedere. Mamma mia, che buono! Com'è, Vane? Guarda che te lo fa assaggiare la tua sorellina. Non mi piace. Me lo fai assaggiare a me? No. Grazie. Vabbè. No, va bene, va bene il no. Io sì. No, amore, il tuo non mi piace, perché a me non piace la cioccolata. Sì, va bene, grazie. Adesso finite di fare merenda e poi super disegno. È già quasi finito. Avevi proprio tanta voglia, tanta fame. Anch'io. Anche tu, ti piace, tata? Va bene, ciao belle, a dopo. Mamma, io una lavoretta che l'ho fatta oggi, a quella per il papà. Fammi vedere, amore. Via, prima uno che botta. Che bello, cosa c'è scritto? Auguri papà. E poi altre cosine. Tata, me l'ho fatto io qua, l'allora papà. Amore, il tuo papà. E ho scritto anche questo perché l'ho ricopiato un foglio, me l'ha detto la maestra. Brava. E poi ho messo anche cuoricini. Ma è un quadro, è bellissimo. E guarda, e qua dietro cosa c'è scritto? Il papà mi porta in città a giocare con le giostre e mi compra il ghiacciolo alla menta. Amore, che carina che sei. E guarda, anche qui c'è il mio nome, l'ho fatto io. Hai scritto tu il tuo nome? No. Però no. Tu sei capace a scrivere il tuo nome? No, comunque. No. What is, no. L'ha scritto la maestra, ma tu sei capace lo stesso. No. Brava Anastasia, bellissimo. Vane, cosa stai facendo? Io sto facendo questo. Hai aperto i pennelli? Funzionati tutti i pennelli? Mamma, sembriamo dei pittori. Mamma. Come sono morbidi, sono bellissimi. Mamma. Hai aperto i colori? Bene. Un po' di giallo? Ecco ragazzi, qua pennelli. Sì, amore mio. Intanto che Vanessa fa quello, io mi trucco. Ma qua ti sei già un po' truccata, eh? Oddio. Morbidissima. Ma c'è oro. C'è color oro. Anche argento. Ma è bellissimo, guarda, anche ci noi sono tantissimi colori. Anche noi a palla abbiamo colore oro. Non ho capito.
Oh! Basta! L'hai messo fuori? No. Vediamo? Tu sei troppo agitata, devi fare le cose con calma. Ok, dovete pucciare il pennello e lo asciugate qui sul tovagliolo. Dai, pronte? Via, è giallo. Via. Sì, sei brava a fare il cuore. Anastasia, sei tu il disegno per papà, ti sei scritta tutta la maglietta. Guarda, non avevo dubbi. Hai finito? Sì? Quindi possiamo dare un'occhiata? Che bello, me lo descrivi questo disegno? Cosa abbiamo? Allora, una casa, sì? Le finestre, un cuore, la lettera di papà, il mio nome, il cuore già detto, ed un pallino verde. Ma che bello, Anastasia! Complimenti, papà sarà contentissimo. Ha finito il disegno di papà? Sì. Adesso stai facendo un altro disegno, sempre per il papà. Che bello! Molto particolare e originale. Da Vanessa Pasticcio. Auguri papà, la sua iniziale nel cuore, tanti love e dei cuoricini. Love. Bello amore, bellissimo anche il tuo. Adesso portateli ad asciugare. Ragazzi, guardate cosa faccio all'inizio. Faccio così e poi faccio così. Oh, wow. Sul tavolo. Vane, ti piace? Sai cosa mi ricorda? La caramella, sai quella striscia di caramella tutta colorata, sì, frizzante, vero? 2, 1, tata! Wow! Allora, il primo l'avevamo già visto, ma questo è bellissimo! Vani. Tra poco arriva il papà, però la festa è domani, vieni Vane, la festa è domani, perché oggi è venerdì e il 19 marzo è domani. Quindi, quando arriva il papà, lo salutiamo, poi ceniamo e a mezzanotte gli diamo i regalini e mangiamo la torta. Dobbiamo cercare di tenere il papà sveglio questa sera, ok? Sì. A few moments later. È arrivato papà, Ville! Mi raccomando, non fatevi scoprire, ok? Vai ad aprire. Ciao. Ciao papi. Ciao. Bellina, guardi. Cosa c'è? Andiamo fuori a cena? Sì. Mi porto fuori a cena? Dai. Dai, buona idea, andiamo fuori a cena, sì. Bimbe, perfetto il fatto che andiamo fuori a cena, non fatevi sentire dal papà. Ma così quando torniamo a casa sicuramente mancherà pochissimo la mezzanotte e possiamo festeggiare tranquillamente, vero? Dai, che bella idea che ha avuto il papà. Buon appetito. Cucciola. Papi, io ci vediamo dopo. Come va la cena? Bene. Tutto bene? Sì. Tra poco andiamo a casa, Ani. Voglio dire una cosa. Quando andiamo a casa, papà, eh sì. 12 o'clock midnight. Bimbe, siamo tornate a casa. Ed è scattata la mezzanotte, vero papi? Ma quindi, che giorno è oggi? La festa del papà. È il 19 marzo, è la festa del papà. E dovete fare qualcosa? Avete qualcosa da dare al papà? Sì. Ah, sì? Lo prendiamo? Allora, Vanessa, cosa hai fatto? Questo per papà. Grazie amore, ma cos'è? Papà ti voglio bene,
non ti cambierei con nessun altro al mondo e mi proteggi sempre. Firma Vanessa. Amore, ma che bello, auguri, love da Vanessa. Che bellissimo, amore, un bacione. E l'altra mia piccolina? E anche Anastasia ha preparato un pensierino che per bello. Il suo papà. Questo è il papà? Sì. Che bei capelli, che bel sorriso. E le scarpe? Belle. Stupende, bellissime. Leggiamo, il papà mi porta in città a giocare con le giostre e mi compra il ghiacciolo alla menta. Che buono. Che bello. E poi c'è anche un altro pensierino che ha fatto sempre all'asilo. Vediamo. Auguri papà. Che bello. E che c'è? Ma papà, lascia le posate. Eh sì. Ti voglio bene. Sei forte. Che bello. Guarda, la chiama inglese. Sei il migliore. Nel tuo lavoro, sì. Dai. Fortissimo, vero? Papà, è un tipo interessante. Io lo adoro, per me è importante. Mi coccola e se ho paura, lui sorride e mi rassicura. Cosa penso? Secondo me è il papà migliore che c'è. Auguri papà, Anastasia, amore. Bacione anche a te, amore. Mua, bella. Ok. Le mie piccoline, che belli, che belli. Poi, visto che ultimamente ti è nata una forte passione, quella del bar, abbiamo fatto altri pensierini. Un attimino solo, ne? Altri pensierini. No, Vanessa, come dire. Per la tua passione. Sì. Grazie. Dai. Quello che penso io? Non lo so, cosa pensi tu? Mi sono un capellino da chef. Da barman. Vediamo? Ah, ma è un cappellino da barman. Sì. È bellissimo, grazie. Prova a vedere se la misura, la taglia è giusta. Come sto? Bene. Bene. Immaginavo. Procediamo. Vediamo. Il grembiule da barman. Prima ancora di aprirlo avevi già capito cosa fosse. Vabbè, c'è il cappellino, ma c'è il grembiule. Vediamo, però non so come è fatto. Sono due. È la stessa cosa, ma sono due. Se uno si rovina. Così se uno si sporca. Vediamo. E tua moglie non fa in tempo a lavarlo. Bene. Ecco. E voilà. Sei perfetto, guarda, abbiamo anche il portapenne, la taschina, puoi metterci quello che vuoi. Guarda come stai bene, mamma mia, sei bellissimo. Ah, perfetto. Wow. Va bene? Sei bellissimo. Così non mi sporco più quando faccio i cocktail. Esatto. E questo non so cos'è. Adesso lo scoprirai. C'è anche l'antipasto. Si sfila in mezzo, qui. Questo è un cavatappi a forma di cestino da basket. E al contrario, questo è sotto. Questo è sui sotto. Dai, che figata. Che figata. Forte, vero? Dai, dove l'hai trovato? Io trovo tutto. I tappi finiscono qua dentro. Ti hanno fatto anche dei disegni ieri per la festa del papà. Ciccio pasticcio. Due a testa, questi sono di Vanessa. Ciccio pasticcio. Allora il papà, poi ti ha fatto con la V di William, col cuore, love love, auguri papà. Questo. Da Vanessa. Pasticcio. Amore, che bellissimo, Vane. E questi sono di Ani. Vediamo. Qui non c'è scritto niente. Ah, ma qua Picasso non è nessuno in confronto. Esatto. E qua? Ah, pensa a te, ha fatto un corpo con una testa a forma e di la cuore. Palestra. La V di William, Anastasia, è bellissimo. Bacino. Mare mio bello. Ok, dai. Io ho fatto il mio microfono. Grazie, ma sono stupendi. Ma abbiamo un'ultima sorpresa, papà William. Guarda che bella. Una torta. Che bella questa torta. Con la cravatta del papà? Bene, già. Molto ce bella. La mangiamo subito. Questa torta l'ha scelta Vanessa e ha avuto buon gusto. Iscrivetevi al canale. Mettete un bel like e attivate la campanella. Ciao. Ciao. Tim Alipop. Ciao.